Ciao ragazzi, allora, come promesso, questo video per rispondere ad alcuni quesiti che mi avete posto nel gruppo o anche privatamente. Allora, andiamo a vedere il funzionamento della piattaforma MetaTrader, perché i nuovi magari hanno ancora poca dimestichezza, ma comunque guardando i video dovrebbe essere tutto chiaro. Allora, vediamo un attimo. Allora, questa è la piattaforma, ok? Allora, qui ci sono tutte quante le valute, qui sotto, ok? Io ho aperto soltanto quelle che trado con Luca Scopi, va bene? Le valute sono qui, vedete? Quindi se uno vuole aprire una valuta diversa da quelle che ha qui sotto, basta cercarla, ok? Va su Forex 1, ne trova, Forex 2, ne trova, qua ci sono i metalli, ma non ci interessa, Forex 3. Quindi ammettiamo che vogliamo aprire una valuta che non è presente qui, per esempio. Allora, vediamo un attimo. Ok, vedete, esce in questo modo. Allora, se avete seguito il video che c'è nel videocorso e avete appunto memorizzato sulla piattaforma come sistemare il tutto, ricorderete che una volta settato, diciamo, con il primo grafico la piattaforma, basta andare a fare poi settaggio piattaforma, o comunque il nome che voi avrete dato per vedere, risistemare un po' tutto quanto. Vedete? Allora, quindi qua ci sono tutte quante le coppie. Poi a questo punto andiamo a vedere innanzitutto il funzionamento di questo strumento indispensabile che ci consente di individuare le varie posizioni delle candele, vedi, ci si posiziona, uno guarda, poi vuole mettere un livello, allora clicca qui sopra e ci mette il livello, poi ci clicca due volte e lo sposta, vedete? A proprio piacimento. Poi per cancellarlo, tasto destro, cancella, va bene? Quindi allora, questo che okay. Muovendo il mouse potete fare il movimento che volete, poi vedete qui sotto vedete gli orari, no? Questo invece abbiamo detto per il livello, che cliccandoci sopra potete spostarlo come volete, tasto destro del mouse cancella. Poi questo è invece quella verticale che potete mettere in questo modo, se può servirvi. Ma io lo utilizzo poco, però magari se voi volete mettervi un, diciamo, tracciare in questo modo per ricordarvi il giorno e l'orario, allora potete anche fare così. Si cancella anche così, tasto destro. Poi andiamo a vedere le linee che io utilizzo spesso per farvi capire come entrare a mercato, quando investire. Vedete? Ho cliccato qui, quindi tasto destro mouse e si fa una linea e la si lascia. Si riclicca, tasto destro mouse. E risale, vedete? Ok? Quindi basta cliccare qui prima e poi, una volta che ci si è posizionati sulla piattaforma, cliccate tasto destro, vedete? E si inserisce. Bene, poi scusate, volevo dire tasto sinistro, ok? Non tasto destro. Col tasto destro invece cancellate. Ok? Cancelliamo. Doppio clic, tasto destro, si cancella. Doppio clic col tasto sinistro, tasto destro, si cancella. Ok? Poi, allora, andiamo a vedere i time frame. Ok? Qui ci sono tutti i time frame che partono da un minuto, vedete? Quindi ogni candela è rappresentata da 60 secondi, ogni candela che vedete, quindi la blu è quella che sale, la rossa è quella che scende. 5 minuti, vedete? Ogni candela è di 5 minuti, quindi quando questo qui termineranno, qui sono terminati a 55, si è aperta la candela che va, questa blu, da 55 a 00. 15 minuti, stessa cosa, 30 minuti, un'ora, 4 ore, un'intera giornata, significa che ogni candela è rappresentata da 24 ore, ok? Tanto che se vi posizionate in questo punto, vedete, questa candela è di oggi 24, vi spostate qui, 23, 22. Ok? Poi una settimana, ogni candela è rappresentata da una settimana del prezzo, un mese. Ogni candela rappresenta un mese. Quindi, per esempio, guardiamo quest'ultima candela che è rossa,
che rappresenta un mese, ok, scadrà quindi il 31 gennaio, significa che euro AUD nel mese di gennaio il prezzo fondamentalmente è andato a ribasso, ok? Perché sennò sarebbe blu. Quindi questi sono i vari time frame. Noi investiamo in M15, M30 e H1, ok? Questi sono i tre time frame in cui noi investiamo. Poi il daily lo utilizziamo per la tecnica del contro trend daily, quando dobbiamo guardare la candela daily. E weekly e monthly non li utilizziamo proprio, ok? Però ciò non significa che uno possa guardarli, però fondamentalmente noi utilizziamo M15, M30, H1, D1, ma anche H4. H4 e ogni candela è di 4 ore, ok? Ma io fondamentalmente utilizzo D1, M15, M30 e H1, ok? Ma comunque diciamo che da M15 a D1 questo sono i time frame che noi dobbiamo guardare, va bene? Allora, questi sono i time frame. Andiamo a vedere un quesito che mi ha posto oggi uno di voi sull'investimento euro USD, ok? Allora, questo grafico, allora, il livello andava posizionato qui, vedete? Qua siamo un time frame M30, vediamo H1, no, H1 no. M30, allora guardate, il prezzo sale, cioè da qui scende, arriva qui, rimbalza, sale, arriva qui, scende, rompe, ma poi risale, scende, arriva qui, tocca, risale, tocca di nuovo. Vedete, diciamo che è questo il punto in cui il prezzo, diciamo, si ferma. Ok, anche se il grafico non è bellissimo, perché vedete, non sono questi rimbalzi, questo e questo, non sono come questo. Se fossero come questo sarebbe ancora perfetto, però qui si capisce che il prezzo è sceso, ha toccato ed è risalito. Allora, qui era l'entrata a mercato, vedete, una candela blu che sale, quindi una candela di mezz'ora, arriva su questo punto qui, dove abbiamo tracciato il livello, sale, alla scadenza dei 30 minuti riscende, il corpo della candela rimane, diciamo, giù, e qui era l'investimento, cioè ad entrare al mercato qui, ok? Cioè su questa candela qui. È chiaro che qui poi c'erano notizie, infatti si vede, non si poteva investire oggi perché c'erano notizie intorno, credo fossero le 2 aperture mercati, infatti qui il prezzo è schizzato, poi risceso, poi ha fatto un put in TM, cioè in teoria l'investimento era corretto, ma in questo orario non potevamo investire. Allora, le freccette che io utilizzo, queste sono molto utili, vedete? Allora, si prende da qui la freccetta, quindi freccetta in su e freccetta in giù. Quando ci clicchiamo in giù, ci posizioniamo qui, per esempio, clicchiamo tasto sinistro e rimane. Se la vogliamo cancellare, doppio clic col mouse col sinistro, e con il tasto destro se la vogliamo cancellare, cancella, ok? Se andiamo a restringere un po' la grandezza di questi di questo grafico, andiamo così, vedete? E qua si capisce meglio il livello. Quando restringete, vedete? Qua è più grande ed è chiaro, ma quando si restringe si riesce a capire anche meglio a volte il livello. Infatti, lo restringete, vedete il livello, si capisce che è qui, no? Poi, a un certo punto, rompe con questa candela rossa, parabola, sale giù, testa il livello e poi scende. Vabbè, però qui abbiamo detto che non si poteva investire. Quindi diciamo che la grandezza del grafico è questa e questa, fondamentalmente. Vi consiglio di vedere questa. Poi si può anche andare qui, se uno può anche ingrandirlo se vuole vedere bene, no? Circa poi la distanza che ci deve essere tra il corpo della candela e il livello, quindi una volta tracciato il livello, ok, e noi aspettiamo che la candela vada a testare e alla scadenza dei suoi 30 minuti rimanga con il corpo della candela giù, allora la distanza che ci deve essere tra il livello e il corpo della candela non deve essere superiore ai 30 pips, ok? Allora come facciamo a capire quanti pips sono? Ci prendiamo questa qui,
Andiamo a vedere, il livello l'abbiamo posizionato qui, è 1.13.505. Clicchiamo questo, andiamo a posizionarsi sul corpo della candela, vedete? E vedete che c'è 1.13.499, questo è il corpo della candela. Questo è invece il livello, su, vedete? Che è a 13.505. Quindi siamo veramente molto vicini, no? Sono 6 pips, ma in teoria si potrebbe stare anche più su. Diciamo che il massimo dovrebbe essere un 30 pips, però vediamo un po' quanti pips, 515 a, vedete, sono 17 pips. Più vicino è il corpo della candela al livello, meglio è, ma la regola è che, come avete visto nei video, o chi lo vedrà, quando diciamo la candela testa e scade sui 30 minuti, deve lasciare lo stoppino e il corpo della candela sotto il livello. Perché cosa significa? Che la candela è salita alla scadenza, in prossimità della scadenza, non è riuscita a rompere il livello e quindi il corpo della candela è rimasto giù. Questo ci dà il segnale che non è riuscito a rompere, perché evidentemente ha trovato questo livello e non è riuscito a romperlo. Ok, vedete, guardate, rimbalzo qui, allora 1, 2, 3, 4, 5 rimbalzi su questa linea, vedete? Se oggi non ci fossero state notizie alle 13, alle 14, noi qui saremmo potuti entrare, ok? Perché era un investimento, diciamo, veramente ottimo. Allora, andiamo a vedere a questo punto, approfittiamo, andiamo a guardare un attimo la piattaforma Bucascopy. Allora, io ho aperto questo è un conto che è un po' inattivo da un po' di tempo, perché ho più di un conto su Bucascopy, e ne ho aperto questo per farvi un attimo capire il funzionamento. Allora, in particolare chi mi ha chiesto come funziona. Allora, innanzitutto vedete qua, se aprite e trovate questa situazione qui, ok, allora cosa fate? Bisogna mettere il grafico a candele. Allora cosa si fa? Si va qui, però se fate, vedete qui, non le inserisce. Allora cosa fate? Andate in tick, mettete almeno 30 minuti, poi andate qui, ci cliccate e vi fa uscire candle. Non so perché non lo fa uscire quando si mette un time frame più basso, comunque cliccate candle ed escono le candele, ok? Poi con il mouse e con la rotellina, muovendovi, si ingrandisce o diminuisce. Vedete? Non portatelo qui perché non va bene, deve essere di questa grandezza minimo per poi salire. Vedete? Ora, andiamo a vedere, quindi queste sono tutte le coppie, ok? E sono 18. E noi queste tradiamo, almeno io trado queste perché utilizzo questo... E questo broker, quando ho utilizzato close option per fare quella prova sul conto, chiaramente c'erano delle altre coppie. Allora, call e put. Call significa investimento in su, put investimento in giù, cioè, quindi è molto semplice, si clicca qui e si parte l'investimento. Ora qui siamo su Euro USD, no? Allora vediamo l'ammontare dell'investimento. Qui l'investimento minimo 1 euro, già il fatto che si possa investire 1 euro così poco è importante, perché chi è all'inizio certamente vuole andare tranquillo, però cliccando qui su, vedete, si sale, questi si può investire questo importo sino a quando, a un certo punto vediamo un po' quanto salirà, cioè qua stiamo parlando di investimenti importanti, 450 euro, no? Ok, perfetto. Quindi poi la durata, importantissimo. Allora, minimo 3 minuti, massimo, vedete, di sera è un po' più basso, adesso 54 minuti, perché tra un'ora Bucascopy tra un'ora chiude e poi riapre più tardi, no? Però la mattina ci sono investimenti anche di un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore. È molto modulabile la durata dell'investimento con Bucascopy, e questa è una cosa molto molto importante. Però noi sappiamo che investiamo o i famosi 15 minuti, quindi che significa? Anzi, andiamo sui 30, così faccio capire a chi me l'ha chiesto. Ammettiamo che siamo Euro USD, vogliamo fare un investimento di 30 minuti di 1 euro. Allora, andiamo qui. Allora, questo è Euro USD, 30 minuti. Questa è la candela. Ammettiamo che
ai suoi 30 minuti si fermi qui, giusto? Ok? E parte alla successiva candela di 30 minuti. Allora, nel momento in cui noi decidiamo di investire, quando la candela arriva qui e manca 1-2 minuti alla sua scadenza, perché diciamo sta appunto per scadere, no? E sappiamo che dobbiamo investire nei successivi 30 minuti, quando decidiamo di investire, passiamo su il broker, naturalmente, mettiamo 30 minuti, ok? E nel momento in cui decidiamo di investire i famosi 30 minuti, cioè parte questa candela qui, noi andremo a investire, chiaramente, o in call o in put, in questo caso in put, cliccando qui put, e partiranno i famosi 30 minuti, ok? Quindi è molto semplice. Stessa cosa se si vuole fare un investimento di un'ora. Beh, qui in questo momento non si può fare perché chiude alle 23, però si può fare normalmente, ok? Oppure 15 minuti. I nostri investimenti sono a 15, a 30 o un'ora, ok? Ora, altra cosa importante è il payout. Allora, il pagamento, il 90%. Duca Scopi, è vero che c'è un po' uno spread di vantaggio, però con le nostre tecniche è irrilevante, perché noi quando facciamo gli investimenti dobbiamo fare degli investimenti sicuri, quindi lo spread che ho verificato dovrebbe essere intorno ai 7 agli 8 pips. E, allora, cosa importante di Duca Scopi è che ha questo 90% su tutte le coppie, veramente notevole. Questo che significa che se uno sbaglia un investimento, aspettate un attimo, scusate, non vorrei che si fosse bloccata la registrazione, no, la registrazione c'è. Allora, nel momento in cui, diciamo, sbagliamo l'investimento, recuperare con un payout così alto, il 90%, è importante. Ci sono altri invece che hanno payout molto più bassi, quindi significa che perdi un investimento e per recuperarlo devi farne due o uno e mezzo. Questo no. Però c'è questa possibilità, vedete? Di investire tipo l'85%, e se si perde c'è un rimborso del 5%, oppure si investe con l'80% c'è un rimborso del 10%, e così via, 75-15, 70-20. Quindi uno potrebbe anche investire il 70%, che comunque non è un pessimo payout, cioè tu mettiamo investi 10 euro e hai un ritorno di 7, però se dovessi perdere ti rimborsano il 20%. Ok? Allora, diciamo che la piattaforma è abbastanza semplice, quindi diciamo queste sono le funzioni principali che a noi servono. Ora, il metodo prevede l'utilizzo della piattaforma da trader per le nostre analisi tecnica e l'investimento direttamente sul broker, almeno questo è quello che io consiglio. Poi ci sono alcuni broker che hanno l'utilizzo della MetaTrader 4, e molti vorrebbero anche investire direttamente da lì, però secondo me è meglio così, perché la piattaforma MetaTrader ti consente di mettere i livelli molto bene, è fatta unicamente per l'analisi tecnica. Sì, si può anche investire con questa, però no, io consiglio questo, ok? Allora, detto questo, spero di aver chiarito qualche punto. Così, visto che c'è un po' di tempo, andiamo a vedere. Allora, qualche cosa, allora, pubblicata sul gruppo. Allora, andiamo a vedere qualche grafico. Questo è il grafico USD che ho pubblicato io. Allora, guardate, ecco, questo è un investimento veramente molto molto bello che si poteva fare. Vedete, è euro GBY di un'ora. Vedete, guardate il livello tracciato, guardate il prezzo, rimbalza qui, scende, rimbalza, rimbalza, vedete? Quindi, però, come sappiamo, questo tipo di investimento con la candela in put va fatto, questo è un controtrend, no? Perché noi il prezzo sale, noi mettiamo il livello e speriamo che rimbalzi e scenda, quindi si va contro il trend, perché il prezzo sta salendo, noi qui entriamo per un controtrend, quindi andiamo contro il prezzo, ma lo possiamo fare unicamente se qui c'è un livello molto forte. E per molto forte che intendo che anche qui, vedete, era un M3, era H1, molto forte, intendo un livello daily, vedete? Euro GBY, livello daily, qui sono tutte candele di un giorno che arrivano su questo punto qui, vedete? E
rimbalzano, non riescono a superarlo. Cioè, quando candele di un intero giorno arrivano su un punto e non riescono mai a superarlo e scende, significa che questo punto è veramente molto forte. Quindi, che significa? Che nel momento in cui si traccia un livello con questo tempo daily, e si traccia il livello, e poi si va, vedete anche qui, tac, tac, si va poi in H1, no? Sul livello tracciato, e si vede poi effettivamente che il prezzo va a rimbalzare, ok? Che qui, vedete, è 1.124.876, andiamo su H1, 124.888, beh, 4 pips di differenza, qui poi i livelli vanno sempre sistemati, però vedete la linearità, no? Poi, andando a vedere degli altri grafici, aspetta un attimo, qualcosina, questo, allora, vedete qui, guardate il livello, vedi? C'è un rimbalzo, questo ti fa capire, i livelli ci fanno capire dove il prezzo si ferma, che per noi è fondamentale, no? Andiamo a vedere qualcos'altro. Allora, guardate, questo è un investimento che ho fatto l'altro giorno. Cos'era? 23 gennaio, forse sì. Il prezzo sale, a un certo punto arriva qui e si ferma. Vedete, io ho messo le frecce. E questo era un livello forte, no? A un certo punto poi crolla, perché non riesce a rompere, crolla, scende. Rompe. Questo livello qui lo rompe con questa candela blu, va in una fase laterale, ma quando va a scendere qui la candela rossa e tocca questo livello qui, è alla scadenza della sua ora, questa candela rossa lascia il corpo della candela sopra il livello e lo stoppino sotto, la successiva va in call, vedete? Questo è un altro investimento che ho fatto l'altro giorno, sono stato un pochino fortunato perché rossa di poco, però io ero entrato un po' più su. Vedete? Guardate. Noi dobbiamo sempre tracciare il livello sui maggiori punti di rimbalzo. Quindi qua siamo in una fase laterale, no? Perché il prezzo non sale né scende, sale, scende, sale, scende. Che rimbalza, rimbalza, arriva a un certo punto qui, tocca con questa candela blu e scende. Andiamo a vedere qualcos'altro. Guardate che bello questo livello, stupendo, vedete? Euro GBY, guardate. Tutti questi rimbalzi su questo punto, vedi, il prezzo non riesce a scendere e se scende poi risale. A un certo punto rompe, sale e noi dobbiamo aspettare che vada a toccare questo punto qui per poi entrare per un put, per un investimento in discesa, ok? Sempre con le regole che vi ho detto nel videocorso. Andiamo a vedere qualcos'altro. Ecco qui, guardate che bello, prezzo che scende, arriva su questo punto, questo livello, io lo traccio perché ci sono questi punti di contatto, il prezzo non scende, sale, a un certo punto scende giù, rompe questo livello qui, lo rompe con queste candele, risale e quando arriva qui, tac, tocca questo punto e non riesce a romperlo e quindi scende. Qui si entra per un put giù. Andiamo a vedere. Allora, vediamo un po'. Allora, ecco qua, pure questo, livello forte. Vedete? Il prezzo sale, scende, arriva qui, su questo punto qui, rimbalza qui e risale. Allora, guardate questo livello bellissimo, guardate. Quando trovate questi livelli, significa che qui il prezzo veramente è fermo, non riesce a rompere, quindi quando poi il prezzo rompe e scende, dobbiamo aspettare che la candela rossa vada a testare questo livello.
In questo caso non lo ha testato, nel senso che è andato qui, poi qui lo ha rotto, ma perché lo ha rotto evidentemente c'era una notizia, e quindi chiaramente rompe il livello, ma se non ci sono notizie e questa candela arriva qui, testa il livello e risale alla sua scadenza, qui si entra tutta la vita, perché guardate che livello è, bellissimo. Voi dovete sempre trovare dei grafici puliti e chiari, come questo, guardate questo livello, vedete? Io aspetto che rompa, che vada a ritestare e si entra per un collo. Guardate, bellissimo, vedete che allineamento. Grafico pulito, qui non c'è nulla sopra. Stessa cosa qui, vedete? Rompe, cerca di entrare. E questo appunto è un investimento che ho fatto qualche tempo fa, il 16, livello forte, rottura, retest qui e si sale per un collo. Ok? Vabbè ragazzi, adesso vi saluto e ci si vede nel, e ci si sente nel gruppo. Ok?